Io credo che il fenomeno dell'immigrazione non vada legalizzato, come diceva ieri Juncker, ma vada fortemente limitato. Noi abbiamo tre aspetti che devono essere tenuti in considerazione. Primo, una politica di contrasto all'immigrazione clandestina, una politica di gestione dei flussi migratori e se l'immigrazione è un fenomeno complesso e globale, evidentemente deve essere gestito in maniera complessa e globale. Vuol dire che la comunità internazionale deve assumersi la sua responsabilità, cosa che non sta facendo. Non sta facendo ancora oggi con il piano fatto, la divisione, la spartizione. Anzi, io credo che la comunità internazionale abbia una gravissima responsabilità in quello che sta accadendo. L'Europa non sta gestendo il fenomeno. Ieri Juncker ha parlato, ma decide la Merkel. Io credo che il fenomeno dell'immigrazione non lo si possa risolvere e gestire unicamente con delle quote che vedremo se mai verranno rispettate e se mai verranno accolte. E quindi se un fenomeno globale non viene gestito in maniera globale e l'Unione Europea dimostra di non essere in grado di poter gestire questo fenomeno, è inevitabile che gli stati nazionali, che fortunatamente esistono ancora e che hanno ancora un minimo di autonomia e di sovranità nazionale, possano gestirsi il fenomeno nel modo migliore possibile. Ed è il motivo per cui, proprio perché ci sono queste responsabilità europee ed internazionali, noi abbiamo questo tipo di gestione, i muri. Io non sono favorevole al muro, io non sono favorevole al filo spinato, però sono le inevitabili conseguenze di una mancanza di politica di gestione dell'immigrazione.